Allora voglio dirvi poche semplici cose. Intanto mi fa piacere vedervi così numerosi, ma mi fa piacere soprattutto vedere genitori con i figli e nonni con i nipoti, perché nel castello tutti ci riconosciamo. Ed è all'ombra di questo castello che è sempre stato un punto di riferimento per tutti e della storia della nostra città. Una storia che forse qualcuno con un colpo di spugna, e mi riferisco all'ospedale, vorrebbe cancellare dopo 800 anni, ma noi siamo qui ancora una volta a dire no e difenderemo il nostro ospedale fino in fondo, perché fisicamente siamo qui, ma con il cuore siamo laggiù al fianco dei nostri malati e dei nostri anziani. Ed è una battaglia che mi rivolgo soprattutto ai giovani. Cari giovani che siete qui questa sera, con caparbietà, con determinazione, con tutte le energie che avete, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno delle vostre idee. Oggi simbolicamente abbiamo consegnato le chiavi ad Alessia e Roberta, perché simbolicamente vogliamo consegnare il castello a voi. In quel castello i nostri avi hanno dato il sangue, i nostri nonni si sono sempre riconosciuti, i nostri padri all'indomani del terremoto hanno pianto perché non c'era più il castello. Oggi lo riconsegniamo alla città, ma vogliamo riconsegnarlo soprattutto a voi giovani. E allora voglio dire con estrema chiarezza, tiratevi sulle maniche, sporcatevi le mani e lo dico con le vostre parole, tirate fuori le palle e fateci vedere di cosa siete capaci. Cioè, il sindaco e tutta la comunità è al vostro fianco e con domani i migliori auguri che possiamo farci è urlare forte: io i soi di Cremona, che chi ha le gnocchi ciel. Auguri a tutti.